Napoli si conferma capitale del Mezzogiorno per la scherma. Sabato 21 gennaio, a partire dalle 9 presso la palestra della Partenope al Parco del Castello, si svolgerà la Coppa Intercontinentale di Spada Trofeo Vito Noto e la Coppa Europa di Spada Femminile Trofeo Partenope. Il Trofeo Noto, dedicato alla memoria del giovane schermidore prematuramente scomparso nel 1976, accoglierà, secondo una formula innovativa, i migliori 8 atleti di spada maschile del mondo, mentre la Coppa Partenope vedrà sfidarsi le principali formazioni europee di spada femminile. Per la prima volta in uno stesso trofeo si sfideranno i campioni dei 4 continenti e di diritto il campione del mondo e quello olimpico, in una formula Challenger che ricorda quella della Coppa America di vela. Parliamo del GOTA della scherma mondiale ed è la prima volta che al mondo si effettua una gara del genere. E la scherma napoletana è fortissima, basti pensare che il commissario tecnico della nazionale di spada è Sandro Cuomo. Io penso che l'evento di sabato del Trofeo Noto, della Coppa Europa, tutti e due eventi internazionali, costituiscano un po' l'emblema di questa città, ma anche diciamo il forte valore aggiunto, la forza di questa città. Cioè, vale a dire che questa città esprime energie sicuramente positive e queste energie positive poi, se messe insieme, danno sicuramente risultati molto, molto apprezzabili. Io credo che Napoli esprima, come ormai noto, una bella qualità della scherma a livello giovanile, a livello assoluto, sicché è un omaggiare questa disciplina sportiva in una città che da sempre è stata culla di grande nome per la scherma italiana e internazionale. Sì, a Napoli ci sono tante eccellenze dello sport, oggi la scherma, Napoli storicamente nella scherma è stata sempre in prima linea, soprattutto in alcune discipline, oggi in particolare sciabole e spada, ma non solo quelle, ci sono impianti importanti, ci sono autorevoli esponenti di quel settore che portano in alto quella disciplina e Napoli deve rafforzare molto il suo impegno come amministrazione l'impiantistica sportiva, è quello che stiamo facendo, appunto non solo nel settore calcio ma in generale, penso al Collana, penso alla realizzazione dei nuovi impianti che faremo che appunto daranno respiro non solo al calcio ma anche ad altre discipline sportive.